Ciao a tutte e a tutti, bentornati, benvenuti in un nuovo vlog. Questo sarà principalmente il secondo vlog della mia esperienza di rimozione e tatuaggi. Infatti oggi devo andare a fare la seconda seduta. In più oggi doveva essere una giornata pienissima, però la mia amica Francesca ha avuto un problema con la macchina, quindi non può venire, non possiamo fare tutte le cose che dovevamo fare. Dovevo fare la lezione col personal trainer, ma ovviamente non la posso fare perché dopo aver fatto il laser non posso. Quindi vedremo. Vedremo come si svilupperà la giornata di oggi. Sicuramente prima di tutto mettere a posto il nuovo mobile PAX. Vi sto continuando a registrare il video mentre la organizzo, così poi vi registro l'effettiva make-up collection a giornata. Però ci vuole più del previsto, più che altro perché mi mancano alcuni pezzi per organizzare bene il tutto e sono frustratissima per questa cosa. Nel frattempo io e la mia maglia di Jon Snow mettiamo a caricare un nuovo video su YouTube, sempre se, ecco, se il tutto si apre. In realtà è un video che non vi posso caricare ancora, cioè vedrete prima questo sicuro proprio al mille per mille. È un video che non vi posso ancora caricare perché vi parlo di una cosa che mi preme moltissimo raccontarvi, ma che per ora non posso. Io lo so, lo odio anch'io quando le persone dicono è questo, però non ve lo posso dire. Cioè, allora non me lo dire proprio. Però è più forte di me perché vorrei dirvelo. Però, essendo che è una cosa che non controllo io al 100%, capite bene che è un po' complicato. Comunque, intanto io questo video lo metto a caricare. Se mai lo vedrete, vorrà dire che è andato tutto bene. Se no, no, insomma. Detto ciò, finisco appunto il mio decluttering. E poi devo finire anche di registrare una parte del video haul try on di tutte le cose di Shein. Francese in preparazione, uova sbattute, le zucchine, ho cercato di tagliarle così con la macchinetta, almeno si cuociono prima e poi le mischio insieme alle uova. Quindi veramente non mi resta solo che mangiare, prepararmi ed andare. Perfetto, prontissima. Con il GF che stanno pure a fare la spesa, quindi è interessante. E Maruffino, vieni qua. Ciao, amore. Ciao. Mamma, te la mano tutta sporca. Allora, sono arrivata, stiamo per iniziare. Stavolta alziamo la gradazione, giusto? Che cos'è che cambia? Aumentiamo un po' l'affluenza. Ok, ha detto che farà un pochino più male. No, in realtà l'altra volta era andata bene, quindi vediamo. Ma no, Questa volta si fastidio. arrossa un po' di più. Però non escono quelle bollicine, quelle cose, Non dovrebbero, ripeto, se c'è la tendenza a forma bolle potrebbero formarsi, ma no. guarda, le bolle vengono per un distacco che si crea in seguito al surriscaldamento eccessivo, oh, non per forza eccessivo, basta un grande surriscaldamento, e quindi crea un distacco a livello dermoepidermico, crea delle piccole blister nel derma, ma solitamente molto superficiale, però ci vuole tanto calore, il pico rimanendo poco nel corpo della persona crea meno calore e di conseguenza meno danno anche, meno quel danno negativo. Questa è una delle principali differenze con il surricciato, che la lunghezza d'onda spesso è la stessa, semplicemente lavorano con due metodiche lievemente diverse. In realtà la metodica è la stessa, stanno buttando meno tempo all'interno. È come se un laser lavora all'insegna del nanosecondo e uno del picosecondo, quindi ancora meno. Meno tempo dentro, meno danno, però l'impulso arriva con una forza comunque elevata e sembrerebbe sgretolare, dagli studi che hanno fatto, il pigmento in pezzi molto più piccoli. Ci sono un paio di video online di qualche casa che ha il pico, ma anche forse la Quanta barra Deca, dove in realtà lo spiegano bene. Quindi la prossima tra un paio di mesi. Questa è la medicazione. E che devo fare adesso? Solite cose. Allora, mi avevano tutti terrorizzato con questa cosa, dicendomi che faceva malissimo dalla seconda in poi, perché alzava appunto come vi ha spiegato. In realtà, ragazzi, io
tutto tranquillo. L'unico punto che mi ha fatto malissimo, proprio male, meno male che è piccolo, è il dito medio. Cioè, scusate il gesto, ma è il dito medio. E questi sulle dita in generale. Gli altri, tutto tranquillissimo, tutta fasciata adesso. Poi appena torno a casa vi rispiego un po' di cose, un po' di passaggi, quindi riandiamo a prendere la metro. Ok, sono appena tornata alla base, tutta fasciata. Io dico, raga, la gente che mi vedeva in metro, sembra brutto, cioè, ma io quando sono andata quest'estate con la manica scoperta, almeno si vedeva tutto il braccio così, non vi dico, non vi dico. Comunque, sto morendo di sete, spero l'acqua che ho in macchina. Bevibile, mamma mia. In tutto ciò non mi posso neanche disinfettare le mani, perché avendo fatto il laser sulle mani non posso passare l'alcol, cioè su una ferita. Comunque, perché non so se notate, è ancora rosso. Soprattutto questo si vede. Qui mi si è un po' gonfiato. Adesso a casa vi faccio vedere bene. Quindi arrivo a casa, mi lavo le mani col sapone e insomma vedo un attimo di metterci anche la crema che mi ha dato l'ossido di zinco. Però veramente pensavo facesse molto 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 più male, mi avevate spaventato tutti. In realtà è tutto molto sopportabile, c'ho pure l'occhiale sporco in tutto ciò. Quindi andiamo, anche perché devo fare un lavoro per un'azienda con cui collaboro per Halloween, quindi mi dovrò impastricciare un pochino la faccia. Almeno dopo riesco a lavarmi i capelli. Allora, ho trovato l'ispirazione cercando nel mio cassetto degli effetti speciali. Ho trovato che mi ero tenuta quest'occhio di un make up che avevo fatto per Halloween negli anni passati. Quindi adesso l'ho rincollato alla meno peggio. Tanto insomma poi lo sistemo in post production, anche perché l'avevo staccato, quindi prima era messo meglio, adesso un po' così. E sto creando una base un po' verdina, perché appunto volevo fare un alieno, quindi sneak peek alieno. Vediamo come uscirà, però sicuramente un alieno sul verde, boh, vediamo. Ed eccomi risorta dalle mie ceneri. What a day, ragazzi. Cioè, ci siamo sentiti circa tipo 5 ore fa probabilmente. La cena, io non ve la riprendo mai in questi vlog, non ho capito perché mi scordo la cena. Comunque non vi siete persi niente. Zucchine e tonno, 2 gallette, eccoci qua. Bene, ho fatto la mia medicazione serale ai tatuaggini, ho messo il Gentalin. Tra l'altro stavo notando soprattutto in questo che si vede già che si è un po' schiarito. È assurda sta cosa, io devo ancora capire come funziona sto laser, perché è assurdo. Cioè, ormai ai giorni d'oggi, ragazzi, si può fare veramente di tutto. Detto ciò, non mi sono più lavata i capelli perché non ho fatto in tempo proprio materialmente, quindi lo farò direttamente domani, pace amen. Tra l'altro domani mattina mi devo anche svegliare presto perché devo andare a fare le analisi da portare sempre al nutrizionista, che dopo la dieta appunto chetogenica che ho fatto mi ha detto facciamo le analisi così vediamo un po' i valori. Poi insomma lo sapete, io ho la steatosi epatica e iperinsulinismo, quindi sto sempre a fare controlli su controlli. In tutto ciò si sono fatte le 22:11. Qui ci sono gli ometti. Io metti? Ah, tu sei sempre un soldatino sull'attenti. Tu? Rispettosa che non sei altro. Ah, sì, voleva questo ossone gigantone. Cicchi, 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 cicchi. Tra l'altro c'era anche matrimonio a prima vista stasera. Volevo andare giù a vederlo con mia madre. Però volevo farvi sbirciare una cosa. Guardate che meraviglia. Il mio cassettino dei glitter. Questi sono solo quelli di Anastasia in realtà. Troppo belli. E anche un altro spoiler, dai. Guardate qui che si vedono tutte le palettine, soprattutto queste di Colourpop colorate. Oddio, sono troppo felice, troppo felice. Anche se devo ancora finire di mettere a posto, PS. Sto guardando questa serie su Disney Plus che si chiama Ypsilon, l'ultimo uomo. Che è ripartita. È a tratti interessante, ma c'è qualcosa che mi turba nel profondo che non riesco a capire, a carpire. Non lo so, fatemi sapere se l'avete vista. Come vi è sembrata? Non ho visto neanche quanti episodi ci sono in realtà. Sono al terzo. Avrei dovuto vedere la puntata dei Ranna di oggi, che tra l'altro è l'ultima prima della pausa che si prenderanno per non so quanti mesi. Ma non ho il coraggio di bruciarmi questa puntata così. Quindi, boh, la vedrò nei prossimi giorni. Tanto c'è Amarok. Ami, ma che fai con la mano? Come si tiene a letto? Ti prudeva il culettino, amore. È vero. Ma Lysi, a proposito? Ah, Lysi sta lì nella cuccetta. Comunque, tutto ciò per dirvi che penso tra poco mi darò. Anche perché è 1:10.
1:10 e meno male avevo detto che andavo a dormire presto, cheat. Detto ciò, spero questo vlog di oggi abbia avuto un senso. Vi dico soltanto, tenetevi forte perché la notizia, oddio, una delle notizie che stavo aspettando è arrivata, e se tutto va come deve andare, io potrò dirvi questa cosa a breve e gioire tutti insieme appassionatamente. Detto ciò, io per oggi vi mando un bacio grande, grande, immenso. Ci vediamo molto presto, spero in un prossimo video e ciao!